Buongiorno, oggi parleremo di Openboard, un'applicazione di lavagna interattiva gratuita. Vediamo principalmente come utilizzare Openboard per il disegno tecnico. L'applicazione abbiamo detto che è gratuita, quindi basta digitare sullo strumento di ricerca Openboard. Questo è il sito, da qui otteniamo liberamente Openboard e poi scarichiamo naturalmente la versione, per esempio io ho scaricato quella di Windows, l'andremo a salvare e ad eseguire sul nostro computer. Fatto questo, troveremo un'icona sul desktop, basterà cliccare due volte per aprire Openboard. Vediamo adesso le icone principali che ci permettono di capire rapidamente come possiamo utilizzare Openboard per il disegno tecnico. Questa icona ci nasconde la paletta della penna. Questi sono i colori, questo è il tratto, quindi sottile, medio o pesante. Qui abbiamo lo spessore della gomma, qui abbiamo gli sfondi, perché possiamo cambiare lo sfondo della pagina, mettere per esempio una griglia, anche cambiare la dimensione della griglia. Noi però utilizzeremo una pagina bianca. Chiudiamo lo sfondo dalla X. Questo è il pulsante annulla, che ci permette di annullare delle operazioni sbagliate che abbiamo compiuto. Questo è il pulsante cancella, che ci permette di cancellare tutto quello che abbiamo fatto all'interno della pagina. Qui abbiamo nella destra la biblioteca, che può essere chiusa o aperta. Nella biblioteca, sotto applicazioni, troveremo il compasso, il goniometro, il righello e la squadra. Documenti ci mostra i documenti precedenti. Noi possiamo prendere il documento di oggi, cliccando due volte possiamo rinominare, scrivere prova documento, e con l'invio avremo questo documento pronto con il nome. Cliccando due volte sulla pagina ci si aprirà il documento. Pulsante mostra desktop ci consente di visualizzare il desktop. Da questo pulsante invece andremo a riprendere la pagina di Openboard. Il pulsante Openboard ci consente di accedere alle impostazioni dell'applicazione e di uscire dall'applicazione. La cosa importante qui è la dimensione della pagina. Noi useremo formato normale 4 terzi. Quindi, dopo aver visto gli strumenti di base, andiamo a guardare quelli della paletta della penna. Quindi questo è lo strumento annota documento, che permette di scrivere come una penna. Quindi io posso prendere il colore e scrivere come una penna. Posso cambiare tratto, quindi mettere un tratto medio oppure un tratto più pesante. Posso cambiare colore. Lo strumento cancella invece ci permette di cancellare una parte di quello che abbiamo fatto. Possiamo anche cambiare lo spessore della gomma, abbiamo a disposizione tre spessori. Lo strumento evidenzia ci permette di utilizzare l'evidenziatore, anche qui cambiando il colore. Lo strumento selezione ci permette di selezionare gli oggetti che abbiamo fatto e di modificare, per esempio di spostarli, di modificarli da questi punti, ruotarli dal punto angolo della rotazione, consente anche di chiuderli, cioè di cancellarli dalla X. Lo strumento più importante è lo strumento di segnalinee. Prima di utilizzare questo disegno vi faccio vedere che cliccando sul pulsante cancella andrò a cancellare tutto quello che ho fatto fino adesso. Lo strumento di segnaline consente di disegnare una linea retta. Quindi posso naturalmente prendere un colore, un tratto sottile
fare una linea, cliccando, mantenendo premuto, devo arrivare alla dimensione che voglio e poi rilascio il tasto sinistro del mouse. Se sbaglio qualcosa, vado subito ad annullare quello che ho fatto. Un altro strumento che utilizzeremo è lo scrivi testo. Basta cliccare e poi cliccare nella pagina bianca, scrivere per esempio tavola numero 2. Anche qui possiamo allargare l'oggetto, possiamo selezionare le cose che abbiamo scritto all'interno e cambiare da questa F il font, quindi il tipo di scrittura, cambiare anche il colore, in questo modo, oppure aumentare direttamente dal più e diminuire dal meno la grandezza del testo. Fatto questo, cliccando all'esterno, abbiamo la scritta che possiamo spostare semplicemente cliccandoci sopra, e quindi la possiamo spostare dove vogliamo anche per quanto riguarda le linee che facciamo. Vi ricordo che con la selezione possiamo selezionare e quindi cambiare qualcosa all'interno oppure cancellare con la X. Vediamo adesso dove trovare gli strumenti per il disegno. Cancelliamo prima tutto. Gli strumenti per il disegno li troviamo nella parte dedicata alla biblioteca, scheda a destra, sotto applicazioni. Quindi clicchiamo due volte applicazioni. Questo è il compasso, possiamo cliccare e metterlo all'interno del foglio. Questa è la squadra, possiamo cliccare, metterla all'interno del foglio. Questo è il righello, possiamo cliccare e metterlo all'interno del foglio. Tutti questi strumenti si possono accorciare, vedete da questa zona a destra, oppure si possono ruotare da questo pulsante che ruota lo strumento. La stessa cosa succede con la squadra, la possiamo ruotare, la possiamo accorciare, la possiamo spostare quando il puntatore diventa quattro frecce, in questo modo. La stessa cosa per il compasso, quindi lo possiamo spostare quando il puntatore diventa quattro frecce. Questa sarebbe la punta del compasso, questa sarebbe dove c'è la matita, quindi da questo lato si scrive, quando il compasso clicco e diventa il puntatore diventa con questa linea curva due frecce. Invece per girare senza scrivere si deve spostare dal centro. Il compasso può avere una misura, la misura si prende da qui e vedete 10 cm, 11 cm, 12 cm. Visti gli strumenti per il disegno, andiamo a fare un piccolo disegno di prova. Cominciamo con lo squadrare il foglio, quindi prendiamo lo strumento linea, una linea, possiamo mettere un tratto medio, cominciamo a fare delle linee, quindi delle linee orizzontali e verticali, in modo da fare la squadratura di questo foglio. Quindi clicco, mantengo premuto fin qui. Se abbiamo qualche cosa che non va, possiamo cancellarlo un pochettino con la gomma oppure possiamo lasciare così. Sempre con la linea, se vogliamo fare tratto sottile questa volta, le mediane del foglio, andiamo su per giù a trovare il punto medio del lato e andiamo a fare quindi in questo modo le mediane del foglio. Dobbiamo scrivere adesso la tavola, il numero della tavola, quindi clicchiamo su testo, lo apriamo all'interno del foglio e scriviamo per esempio tavola di prova triangolo. Se vedo che non entra, quindi posso allargare e stringere. Se è troppo grande, posso selezionare e con il meno
farlo più piccolo. Clicco sullo spazio bianco, prendo con il sinistro, porterò in alto la scritta. Proviamo a fare la costruzione del triangolo equilatero dato il lato. Quindi prendiamo la squadra, la portiamo all'interno del disegno, ruotiamo la squadra, la spostiamo, mettiamola in questo modo. Quindi facciamo per esempio un lato di 8 cm su per giù in questa posizione. Quindi posizioniamo la squadra, prendiamo la linea e andiamo a fare da 8 cm, vedete come il mouse diventa da 8 a 0. Fatto. Ho fatto a questo punto la mia linea, riprendo il pulsante selezione e adesso la squadretta non mi serve più. Prendo a questo punto il compasso e lo metto all'interno. Abbiamo detto che qui si gira senza scrivere, questa è la punta. Lo sposto sul punto in cui devo puntare il compasso, in questo caso questo. L'apertura deve essere fino all'altro punto, che sarà A e B. Arrivato all'altro punto, vedete, mettendomi qui, il compasso andrà a scrivere. Stessa cosa, punterò con il compasso in B, l'apertura sarà la stessa, quindi prima lo giro per vedere se è la stessa e poi farò il tratto con quattro frecce, sposto il compasso. A questo punto ho trovato anche il punto C. Con lo strumento linea posso utilizzare una linea rossa con un tratto medio e andrò a ripassare il triangolo equilatero, cioè che è la costruzione che abbiamo fatto. Quindi A con B, B con C, C con A. Posso cancellare a questo punto anche le linee che non mi servono, quindi cliccherò qui cancello, clicco per selezionare e cancello. Vediamo adesso come salvare questo disegno sul nostro desktop. Da documenti, abbiamo visto che si chiamava triangolo, andrò ad esportare in formato PDF. Si chiama triangolo, dove lo voglio salvare? Lo salvo sul desktop in questo caso e dirò salva. Lo riapro, vado a mostrare il desktop, eccolo qua. Questo è il triangolo in PDF. Lo apro. Questo file naturalmente lo potrò anche caricare sul registro elettronico nella sezione Collabora. Per chiudere l'applicazione clicco su Open Board e clicco su Esci. Open Board non ci permette di colorare in modo omogeneo le superfici, quindi per farlo dobbiamo utilizzare Paint, un'altra applicazione che troviamo già nel nostro sistema Windows. Clicchiamo su Paint e apriamola. Poi riduciamola ad icona, quindi andrà giù nella barra delle applicazioni. Apriamo adesso il triangolo che abbiamo realizzato in PDF con Open Board e sotto modifica troviamo copia file negli appunti. Clicchiamo copia file negli appunti, nella barra delle applicazioni clicchiamo su Paint e incolliamo. Ecco il nostro disegno. Clicchiamo fuori. A questo punto possiamo utilizzare gli strumenti di Paint per colorare. Quindi prendere un colore oppure un altro e colorare il triangolo. Per salvare questo andiamo su File, salva con nome, chiamiamo il file triangolo e andiamolo a salvare sul desktop. Clicchiamo su Salva. Chiudiamo sia il file in Paint sia il PDF e lo ritroviamo sul desktop. Quindi avremo triangolo in PDF
triangolo invece in PNG, quello colorato fatto con Paint, possiamo caricarli tutti e due nella sezione Collabora del registro elettronico. Detto questo, il video su come utilizzare OpenBoard per il disegno tecnico è concluso. Un saluto e alla prossima!